l'architettura è un ambito di sperimentazione ideale per valutare proprio la relazione che esiste tra lo spazio e la percezione. Qualunque ambiente edificato, ma anche costruito, pensavo che al padrone non si intesse. No, ho cambiato la villa prima, quindi è veramente strano questa cosa. Lo spazio costruito, ma anche quello naturale, sarà di volta in volta caratterizzato da una qualità energetica. Ma per comprendere meglio cosa intendiamo per qualità energetica, provate a immaginare come vi sentireste a trovarvi in questo scenario, vai, esattamente nel punto rosso. Oppure come vi sentireste a stare in quest'altro punto rosso di quest'altro scenario. Si tratta sempre di edilizia residenziale, si parla di case, si parla anche di cubi assemblati, ma la conformazione che essi assumono nello scenario 1 come nello scenario 2 sono completamente diversi e anche la vostra sensazione lo è. Avanti. Le forme, sia che noi le intendiamo come singole, facilmente individuabili, oppure assemblate in un sistema più complesso, e per forme parlo di edifici, ma anche di strade, di piazze, di spazi aperti, di ponti, di linee elettrificate, di corsi d'acqua o di laghi, qualunque cosa possa contribuire alla formazione di un contesto di riferimento che stiamo analizzando. Ebbene, queste forme sono capaci di condizionarci da un punto di vista psicofisico. Queste forme, queste informazioni, noi le riceviamo a livello corporeo e rispondiamo ad esse attraverso un comportamento, o meglio, un adattamento all'ambiente. Avanti. A tutti sarà capitato di venire a contatto con un ambiente dove particolarmente il senso di benessere è particolarmente diffuso, è largo la sensazione più diffusa e il comportamento, l'adattamento consiste semplicemente nel voler permanere in quella situazione, ma al tempo stesso vi sarà anche capitato invece di venire a contatto con un ambiente dove è il disagio l'informazione più importante e il vostro corpo riceverà tutta una serie di informazioni che vi spingeranno ad allontanarvi da quel punto nel più breve tempo possibile. Ma come sono queste sensazioni? Possono essere un senso di oppressione generalizzata che possiamo percepire alla pancia, all'addome, a volte alla gola, possiamo sentire le gambe formicolare o un senso di nausea e di disorientamento. Avanti. Ma perché accade tutto questo? Perché l'uomo è capace di provare queste sensazioni e di tradurle in questo modo? Dobbiamo semplicemente rifarci alla matrice biologica dell'uomo. Siamo Homo sapiens sapiens, ma pur sempre esemplari di mammiferi, diurni, terrestri, di taglia media. E come tali, l'uomo, cioè, ha per centinaia di migliaia di anni vissuto a diretto contatto con la natura, imparando non soltanto a muoversi nello spazio nella maniera più conveniente e più idonea, ma soprattutto a sostare. E quando sostiamo nello spazio ricerchiamo dei parametri di sicurezza che consistono semplicemente nell'avere le spalle protette, perché è un'area che non possiamo controllare, e di avere uno spazio davanti a noi tale che ci permetta di muoverci o di allontanarci nel caso le condizioni ambientali lo richiedano. Il fatto che il problema è che l'uomo civilizzato, in particolare l'uomo occidentale, ha perso il collegamento tra la sua parte istintiva e la sua parte razionale. Abbiamo molto sviluppato l'aspetto mentale e razionale e al tempo stesso, inconsapevolmente, abbiamo mortificato la nostra parte istintiva, intuitiva, percettiva. Anzi, molti di noi hanno sviluppato un'abilità nel posizionarsi nello spazio nella maniera più inadeguata possibile. Ed è per questo che noi spesso ci troviamo ad intervenire in abitazioni in cui la relazione tra le persone è molto complicata, o dove non ci si riesce a rilassare, a rigenerarci, o in luoghi di lavoro dove la competizione è troppo elevata, dove non ci si riesce a concentrare, non si riescono a raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge. Avanti. L'architettura ha una responsabilità enorme dal punto di vista sociale e culturale,
E dico questo proprio perché ancora ci sono troppe persone che pensano che architettura e feng shui siano due cose che non vanno d'accordo, due cose profondamente diverse. In realtà non è così. Pensate che Marco Vitruvio Poglione, che non possiamo definire soltanto come un architetto, perché era molto di più, era molto simile a questi maestri cinesi di feng shui che erano degli eclettici e conoscevano molto approfonditamente le caratteristiche dell'essere umano, sopra appunto ogni punto di vista. Beh, costui già nel 15 a.C. scrive un'opera in onore di Cesare Augusto, che si stava accingendo a realizzare una nuova pianificazione urbanistica, in 10 libri, dove non soltanto ti spiega come si fa l'architettura, ma egli ci dice che ogni opera di architettura è espressione della natura, che dobbiamo preoccuparci ogni volta che creiamo un manufatto edilizio di come sarà il risultato. Egli dice anche che l'architetto deve essere un conoscitore dell'astronomia, perché la posizione del sole è fondamentale come su ogni essere vivente. Ci dice che deve conoscere la meteorologia, perché deve essere in grado di capire qual è il microclima all'interno dell'edificio che andrà a realizzare, e tante altre cose. L'architettura contemporanea, dico contemporanea perché ormai non so più come definire l'architettura dei nostri tempi, che già ha avuto moltissime definizioni, ma sembra dover sempre mostrare i muscoli. Sempre questa esigenza di sfidare la natura, ma di sfidarla oltremodo. Non dico che questo sia sbagliato, perché tutta la storia umana è fatta appunto di sfide della natura, e questo ha portato anche l'evoluzione dell'uomo. Ma se pensiamo alle cattedrali gotiche, quando, e quella è appunto un'esasperazione delle capacità statiche della pietra, ma quando si entrava in una cattedrale gotica, e tuttora è così, anche oggi è così, ci sentiamo immediatamente elevarci verso il trascendente. E per il credente è fondamentale avere quel tipo di sensazione di sentirsi comunque accolto e protetto. E la nostra spiritualità ne ha un beneficio. Spero con questa premessa di... no, aggiungo un'ultima cosa. Quando oggi entriamo nelle architetture dei nostri tempi, rimaniamo sì sbalorditi ancora e anche stupiti, ma rimaniamo anche perplessi. Non c'è sempre questa coerenza tra funzione e architettura, tra spazio e percezione. Spero in questo modo di avervi un po' stimolato, perché adesso vorrei portarvi in un quartiere della mia città, l'Eur, che è nato a sud di Roma. Ed è molto particolare da un punto di vista del feng shui, leggerlo con il feng shui. Leo nasce nel 1942 perché in quell'anno doveva avvenire l'esposizione universale, proprio a Roma, ma la guerra del 45 interrompe il sogno di Mussolini, che invece voleva proprio che questo quartiere fosse una esaltazione del regime. Lo vediamo già dall'impianto di realizzazione, vedete com'è piuttosto rigido. Non a caso si rifà alla civiltà romana, che era particolarmente efficace per esprimere il potere e la supremazia. E vedete come adotta l'impianto a cardo decumano, cioè due assi ortogonali, e crea un reticolo molto regolare. Andiamo avanti. Se leggiamo il quartiere Eur, appunto, dal punto di vista del Feng Shui, non possiamo non notare che esiste una qualità energetica predominante rispetto a tutte le altre. Questa è la qualità metallo. Mi sto riferendo alla teoria delle cinque energie, cinque elementi, cinque fasi, ed è caratterizzata, da questi contenuti, cioè il metallo esprime autorità, efficienza, legge, gerarchia, comando, potere. E come questi contenuti si traducono in forme? A seconda appunto una certa rigidità formale. Vedete come l'asse principale divide in due parti quasi completamente simmetriche. Questo dà una certa ripetitività, stabilità,
anche appunto rigidità formale, la purezza e l'essenzialità delle forme sono tutti parallelepipedi quasi puri. E l'uso anche del colore bianco, che è una qualità metallo, che è dato appunto dall'utilizzo del travertino e del marmo di Carrara, che riveste tutti gli edifici di quel periodo, dalle forme, la forma delle qualità metallo è l'arco, il cerchio e le cupole. E guardate queste due esedre, la forma dell'ellisse spartitraffico, qua si percepisce la volta del Palazzo dei Congressi, ma ne vedremo anche altre. La simmetria dell'impianto, appunto già detta, che dà comunque una certa stabilità, ripetitività, coerenza, sicurezza. Guardate questa prospettiva, non è una prospettiva centrale, ma è chiaro che spostando la macchina questa è esattamente simmetrica. Vedete due edifici uno di fronte all'altro e vedete questa purezza di forme. Ma all'euro non c'è soltanto la qualità metallo, ovviamente, ma c'è la qualità terra, che è quella che genera, sostiene e rafforza la qualità metallo e che è costituita dai propri volumi puri, che sono sempre spesso sovrapposti, cioè con un basamento, con un altro volume sovrapposto e poi sopra una terminazione che la maggior parte delle volte è a volta, ma dipende dalla destinazione d'uso dell'edificio. Non c'è solo la terra, ma c'è anche il legno che è presente nelle alberi, nei numerosi alberi che adornano il quartiere, ma anche nelle colonne. Nelle colonne, che sono comunque esempi e forme di legno, che però si tratta sempre di un legno addomesticato dal metallo e dalla terra, perché non ha questa, a parte appunto la diapositiva che vedremo tra un attimo, le forme di legno sono sempre contenute, quindi limitate da altre forme metallo e terra. C'è anche l'acqua nelle numerose fontane nel laghetto artificiale. Vai. Questo è appunto una stele ed è molto importante, unico elemento di forma legno pura che si sa che attiva nel nostro cervello dei pattern di ricerca e di curiosità. Si trova quasi nel cuore, nel baricentro dell'euro e sta lì proprio a dirci: fai attenzione, guardati intorno. È in un punto leggermente rialzato perché da qui verso sud è posizionato qua c'è Roma e qua giù c'è il mare. Quindi qui, se noi lo vediamo da sud verso su, la strada sale, quindi svetta ancora di più. Ma questo obelisco ha una particolarità. Perché non è un obelisco? Mussolini a quel tempo aveva realizzato un altro obelisco che si trovava al Foro Italico, il cosiddetto obelisco della discordia. Qual è la differenza tra stele e obelisco? L'obelisco è completo della punta della piramide dorata ed è il simbolo di fertilità maschile per eccellenza, presa in prestito appunto dalla cultura egiziana. Qua la punta non c'è. La forma della punta, piramide, e il fatto che sia dorata, che quindi quando viene colpita dal sole si brilla e sembra come una fiamma in cima a una candela, è una doppia informazione di fuoco. Nell'euro delle origini il fuoco è completamente assente. Nel ciclo delle cinque energie il fuoco attacca il metallo e quindi è come un voler indebolire la struttura, indebolire il metallo e i contenuti che in esso sono contenuti. Avanti. Vediamo qualche altro edificio rappresentativo. La chiesa di Santi Pietro e Paolo e il Palazzo dei Congressi. Anche questi sono due edifici completamente diversi l'uno dall'altro come destinazione d'uso, ma richiedono. Seguono la stessa legge formale. Entrambi sono su basamenti scalinate, entrambi hanno un cubo di imposta colonnato, un corpo sovrastante, parallelepipedo, e entrambi terminano con una cupola. Il fatto anche che gli edifici, quindi sempre la terra che alimenta e genera il metallo e lo rafforza, tutti gli edifici rappresentativi dell'euro si trovano su un basamento a gradoni. Questo cosa vuol dire? Sia che rappresentano dei punti di riferimento per i cittadini, che quindi li riconoscono, ma anche che sono in una posizione rialzata rispetto a chi fruisce lo spazio. Tutto ciò che è al di sopra di noi o che noi vediamo dal basso ci domina. E insieme a questo anche il contenuto che esprimono queste architetture. Avanti.
Questo è un altro edificio molto interessante, un'altra polarità, vedete, si trovano alla fine di un altro decumano, il Palazzo della Civiltà del Lavoro, oggi Civiltà Italiana. Vedete che parallelepipedo puro, completamente proprio essenziale, è bianco, rivestito di travertino, con tutti questi fori arcuati, stessa legge. Guardate anche gli interni come sono essenziali, sono molto monumentali. Il colore bianco, gli archi sono comunque le informazioni che di più emergono. Altra cosa interessante dal punto di vista del Feng Shui è studiare le proporzioni, perché se noi vogliamo rendere più o meno evidente un edificio, ma anche un oggetto o una qualunque cosa, possiamo utilizzare queste modalità. Sapete, a Roma il Colosseo, cioè, il Palazzo della Civiltà Italiana si chiama anche Colosseo Quadrato per l'affinità con l'Anfiteatro Flavio. Chiunque ha visto entrambi questi monumenti direbbe che il Palazzo della Civiltà è molto più piccolo del Colosseo. In realtà non è così. Pensate che il Colosseo entra nella superficie del Palazzo della Civiltà e del Lavoro 2 volte e mezzo. Quindi è una cosa sbalorditiva. Io non ci credevo quando me l'hanno detto. Perché accade questo? Perché il Colosseo si trova in un avvallamento, sapete, in origine c'era un lago, e da qualunque punto io guardo il Colosseo riesco a metterlo in relazione con una quinta, con qualcos'altro, con gli edifici che sono lì intorno, con gli alberi, e quindi vedo la sua grandezza rispetto ad altri punti di riferimento, ciò che non accade in quest'altro edificio, perché ha un doppio basamento, vedete qua dietro c'è proprio un dirupo anche, no? Quindi tutta questa parte qua con tutta questa parte qui non posso relazionarlo. Ma anche su questi altri lati gli alberi sono troppo bassi e tutto è troppo lontano. Quindi vedo sì un edificio monumentale, ma non ri mi riesco a rendere conto di quanto sia monumentale. Un'altra cosa interessante, mentre analizzavo questo quartiere, è che ho visto che gli ultimi edifici che si stanno realizzando all'Eur stanno evolvendo verso la fase acqua, cosa molto interessante. Nel ciclo delle cinque energie, noi diciamo che ci troviamo qua, in questo momento, dal punto di vista dello studio dell'Eur, e è come se i nuovi edifici stanno sempre di più assumendo le caratteristiche di acqua. Il quartiere dell'Euro è stato terminato poi nel 60, che fu l'anno in cui ci furono i giochi olimpici a Roma. Ma nel 61 nasce questo edificio che già è completamente diverso da tutti quelli dell'impostazione precedente. Mantiene il travertino solamente sui lati corti, che è sicuramente un lato meno importante. Invece, l'utilizzo del vetro così diffuso, il colore acqua delle tapparelle e anche dei vetri aperti, pensate che due di questi costituiscono un ufficio, è un edificio a uffici, e la sua disposizione sul lato corto del laghetto artificiale lo fa proprio sembrare una cascata verticale. Vedete come cambia, come è cangiante questa superficie, la informazione di acqua è molto più presente. Questo è ancora più sorprendente perché l'edificio Alitalia è del 65 e anche questo aveva completamente perso i connotati precedenti. Ma la cosa sorprendente è che quando è stato ristrutturato nel 96 hanno recuperato le informazioni del passato inserendo altre informazioni. Quindi gli hanno ridato questo rivestimento bianco. E nel 50% della sua superficie hanno messo le vetrate, quindi è come se hanno recuperato l'informazione del metallo e non solo nel colore ma anche nella forma, perché questi lati lunghi sono curvilinei, non sono come erano inizialmente 3 linee spezzate. Ma è come se l'acqua trasudasse da questa superficie di metallo recuperata. Informazione anche notturna perché quando è tutto buio, le luci sono accese, i vetri sono celestini e quindi sembra sempre che c'è qualcosa di acqua. Queste sono le ultime 2 torri costruite, le più alte della città, 120 metri. Le Euroski, civili abitazioni, e questo è il transit, uffici. Il transit recupera le informazioni del Palazzo dell'Ina, che abbiamo appena visto, ma fa ancora di più un passo avanti, cioè le fasce orizzontali diventano verticali e introduce un'informazione di qualcosa che cade.
L'irregolarità dei pannelli opachi bianchi fanno sì che sembra che l'acqua scivoli non in maniera uniforme sulla superficie. Adesso arriviamo proprio all'apoteosi dell'acqua, ad un edificio che è proprio l'espressione tipica di questa qualità, proprio quando la forma esprime esattamente l'archetipo. Ancora avanti, sto parlando di un nuovo centro congressi, la Nuvola di Fuxas, cosiddetto. Questo edificio anche è considerato, definito disorientante e sbalorditivo, ed è effettivamente così a vederlo, anche soltanto da fuori. Ci sono state un sacco di polemiche per quanto riguarda i soldi spesi, le interruzioni. Considerate che l'incarico è stato affidato nel 2008, sono iniziati i lavori e ottobre scorso, il 29 ottobre, è stato inaugurato. Ha 8.000 posti, 1.850 posti nella sala, nell'auditorium. L'auditorium è proprio quello che ha la forma che io chiamo ameba, ma non vuole essere, non vuole essere un termine dispregiativo, ma perché non è una forma euclidea, ma ha questa sinusoidalità che insomma non è una forma geometrica chiara. E la forma è proprio una forma di acqua. Andiamo avanti. Nel progetto di Fuxas, che inizialmente fu proprio lui a definirlo nuvola, anche se poi nel tempo ha rinnegato questa paternità del nome, ma insomma non ha più molta importanza. Il fatto è che l'originaria leggerezza e erosità di questa architettura si è persa. Pensate che sono state utilizzate 17.000 tonnellate di ferro. Alcuni dicono come 3 torri di ferro, qualcun altro arriva a dire 5 torri di ferro, non so la quantità di cemento armato, considerate che ha 4 piani sottoterra e dà una superficie enorme. Anche la forma è particolare perché ha una silhouette che è un parallelepipedo puro, che è una qualità di terra, ma il vetro che riveste tutta la teca e la forma interna appunto dell'ameba sono di qualità acqua e il metallo resta condensato nel colore dell'ameba. Vedete le proporzioni? Questo è il palazzo dell'INAIL, quello con le fasce orizzontali, sembra una casetta a confronto ed sarà uno dei nostri punti di riferimento. Questa è l'area di cantiere. Questa è interessante perché prima qui c'era un'area parcheggio e un'area libera. Questi tre signori hanno avuto grosse conseguenze nella realizzazione di questo edificio così grande. Quello centrale è un albergo e questi due sono due edifici di civili abitazioni. Questo è sempre il Palazzo Piovino. Qui cominciamo ad avvicinarci. Questa si chiama La Lama, che è un albergo a 4 stelle, anche questo guardate come è una forma molto forte, anche questo è sì un parallelepipedo, ma queste vetrate nere lo rendono sempre, gli attribuiscono sempre una qualità di acqua molto forte, lucido. Andiamo avanti. Cominciate a pensare cosa vi fa venire in mente questa forma, questo edificio, è una cosa proprio molto particolare e appunto io ho notato che più che una teca sembra una gabbia e questo elemento, questo corpo che è interno è abbastanza inquietante anche perché contiene l'informazione del movimento. Non essendo una forma geometrica ma avendo questa sinusoidalità è imprevedibile e noi abbiamo costantemente noi, il nostro animale interiore, quello che noi andiamo a chiamare il nostro animale interiore, ha sempre la necessità costante di controllare che tutto sia a posto, che tutto resti fermo, che non ci siano sorprese. Sembra che qualcosa di manifesto perché c'è il vetro, ma è anche di nascosto perché dall'interno di questa forma potrebbe uscire qualcos'altro. Ma io non mi sono sotto. Avanti. Non ho voluto soltanto, questo è il profilo, affidarmi alle mie sensazioni, ma sono andata ad intervistare le persone che abitano il mio edificio là dietro per sapere loro se erano stati contenti di questa opera, cosa ne pensavano, che sensazioni avevano avuto, se era cambiato qualcosa nella loro vita, eccetera. Questa è la vista di notte.
E queste scalinate che scendono dal piazzale, da quando si arriva davanti, questo è il fronte, si scende e qui giù c'è tutta una sfilza di porte dove si entra a questo piano ribassato, dove si accede alle sale conferenze. Da qua sotto si può risalire con le scale mobili, arrivare al piano del foyer, e il foyer può essere attraversato in senso longitudinale per tutta la sua lunghezza e si può uscire sul lato opposto. Adesso seguono un po' di immagini di come è l'interno. Questa è ovviamente l'auditorium non rivestito da questa tensostruttura. Avanti. Questa è la facciata, cioè la vetrata che vediamo prima da fuori. Questo è l'interno, vedete qui ci sono tutte le porte di ingresso. Qua sotto si va alle sale conferenza, qui c'è la scala mobile, si arriva a questo grande foyer e da qua si può entrare nell'auditorium. Questa invece è la coda. Quindi queste sono tutte le uscite di emergenza sul retro. Secondo voi somiglia a una nuvola? Allora, dalle persone intervistate ho avuto le più disparate definizioni, ma la cosa interessante è che tutti hanno comunque, erano tutti concordi nel ritenere che si trattasse di una forma organica che somigliasse a qualche cosa di organico ma non ben definito. Alcuno, molti, più di uno, lo ha definito appunto un bozzolo che può in qualche modo ospitare un'aracnide dalle dimensioni anomale. E appunto la signora Carla, mi diceva che era come se un mostro si fosse piazzato fuori dalla sua casa. Qualcun altro lo ha definito un pesce infilzato che si dimena, infilzato perché ha questo corpo strutturale, che è come se lo infilzasse e quindi c'è questo, vedete, l'informazione di movimento, come è presente, come lavora, come agisce. Qualcun altro l'ha definito un pezzo di fegato in una teca di formalina, un altro un osso primitivo, insomma ci sono state tante definizioni interessanti, ma vediamo su chi agisce poi, su chi lavora questa informazione. Ecco, questi sono i tre edifici dei quali parlavo prima, no? Questo è il retro. Questa strada è la strada appunto che separa l'albergo e questi due edifici dalla recinzione. L'accensione c'è tuttora, la stanno alleggerendo, ma probabilmente la lasceranno. Quindi questo impedisce anche un po' di capire come questo edificio si integrerà con il resto del quartiere, perché originariamente le recinzioni dovevano essere rimosse e lo spazio doveva essere restituito ai cittadini. Quindi c'è questa incertezza. Ma questa è una corsia di 3 metri. Unico senso di circolazione e l'albergo è completamente, come si dice, soffocato. Non ha più neanche il parcheggio, le macchine sono costrette a parcheggiare sul marciapiede. E pensate che molte delle persone che abitavano in questi edifici sono andate via, hanno venduto e sono arrivati uffici o altre attività. Questa è la vista dall'albergo. Che mi fa dire che il futuro dell'Hotel dei Congressi sarà strettamente collegato all'attività che avrà effettivamente questo polo, cioè se questo polo congressuale lavorerà e manterrà le promesse che tutti si aspettano, lavorerà anche il nostro albergo, ma se questo non capiterà, il nostro albergo si troverà in seria difficoltà. Perché dico questo? Innanzitutto perché questo volume si trova nella sua fenice. Quindi davanti a sé, in ciò che rappresenta il futuro, anche molto prossimo, perché ce l'ha proprio attaccato, che è anche collegato alle relazioni, ma anche legato al lavoro, all'attività professionale, ma non solo per questo motivo, ma anche perché si riflette all'interno di questa vetrata ed è come se fosse già assorbito al suo interno, come se questa bocca l'avesse già integrato. Sembrano i film fantascientifici. Ma guardate, qui si legge proprio anche il nome, la scritta dell'Hotel dei Congressi, e l'Hotel dei Congressi che si guarda, si vede in quel futuro, in quella collocazione lì. E anche questa è un'informazione che è presente anche di notte perché l'insegna è accesa. Questo è uno degli edifici a civile abitazione. La signora Carla abita a questo piano qui e quindi si trova questo.
gabbia sul lato sinistro. La sua abitazione è rivolta verso l'hotel, quindi se lo trova nel lato della tigre, nel lato che è appunto collegato all'emisfero destro e a tutto ciò che è collegato anche al femminile, quindi agli aspetti creativi, all'analisi analogica, alla creatività, all'emotività, eccetera. La cosa sorprendente che mi racconta la signora Carla è che da quando la teca è stata completamente costruita, a parte che mi ha detto anche che è cambiata completamente l'aria, la luce. E questa cosa della luce è particolarmente fondamentale perché sembra come se il ciclo del sole si sia confuso, perché nel momento in cui deve tramontare il sole si riflettono i raggi nelle vetrate e quindi è come se ci fosse una seconda alba. Ed è molto disorientante questa informazione. Comunque la signora Carla mi diceva che ha manifestato dei disturbi di tipo fisico molto interessanti. E non sapeva come giustificarli, non lo sa ancora perché io non gliel'ho ancora detto esplicitamente. E questi disturbi non sono stati neanche individuati chiaramente da chi, poi dai medici, insomma, dalle persone alle quali si è rivolta, perché lei ha cominciato a avere delle contrazioni addominali involontarie. Cosa che ad esempio non capita se lei si allontana da lì, se va in vacanza, sta per un periodo fuori, questo effetto non gli viene. Lei non può fare attività sportiva perché non può volontariamente contrarre i muscoli addominali per non scatenare un effetto a catena e deve costantemente fare massaggi per evitare di incorrere in questo disagio. E non è un caso perché l'addome è la sede del cervello enterico, è il cervello addominale, che è proprio un organo che è capace di percepire, di recepire le informazioni che ci vengono dalla nostra parte appunto profonda e che non è strano che lei abbia questo tipo di reazione, perché è proprio come se la sua parte profonda gli stia comunicando la sensazione di pericolo che avverte in quella situazione. Mi ha detto anche di altre donne che abitano nello stesso stabile, che hanno avuto disturbi di altra natura, ma non avendone avuto un riscontro diretto, la teniamo in sospeso. Vi lascio con due ultime slide. Questa qui è l'AMA, questo albergo che contribuisce ad introdurre nell'ambiente un'informazione di pericolo, perché essa genera uno scià su questa strada che fortunatamente non impatta su altri edifici, ma si disperde nell'ambiente. Percorrendo questa strada, da dove siamo noi a salire, la strada è in salita. Cosa vi viene in mente? Cosa vi ricorda? Mano a mano che ci si avvicina, gli edifici e gli alberi riflessi su questa superficie si muovono. Ovviamente siamo noi che ci muoviamo, no? Cambiamo la prospettiva. Però quando tu ti sposti hai la sensazione che sia quella superficie a muoversi. Vai avanti. Guardate la proporzione, questo signore con il suo surf non è molto più grande di questi signori che sono qua. Ed è una sensazione davvero molto forte. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento.